Homeward Bound sulla strada di casa è un film sperimentale e un progetto sociale realizzato con alcuni adolescenti che vivono all'Hotel House di Porto Recanati, un enorme grattacielo di 17 piani e oltre 500 appartamenti dove vivono circa 2.000 persone provenienti da più di 40 paesi differenti. Di questi, 450 sono minori e più del 90% della popolazione residente è di nazionalità straniera. Si tratta di una realtà di rilievo nel panorama europeo che ha attirato l'attenzione di università italiane e straniere ed ha suscitato più volte clamore a livello nazionale. Questi giovani sono stati coinvolti nell'iniziativa dove tutti hanno lavorato gratuitamente per più di un anno. Il film, che li vede interpretare se stessi, racconta nell'arco di un giorno la vita e le vicende all'interno del palazzo, che fa da sfondo alle storie, le condiziona e le porta fino alle più drammatiche conseguenze. Le amicizie si perdono nel tempo e nello spazio dello Hotel House, che sembra estraneo, indifferente alle loro realtà. Alla fine uno dei protagonisti lascerà la sua casa e i suoi amici per partire con la famiglia alla volta di un nuovo paese, per cominciare una nuova vita, una vita che è un continuo migrare. Si tratta di un progetto che si inserisce nell'ambito del format Piacere di conoscerti, storie vere dal mondo, emozioni e speranze, che la Pito ormai porta avanti da qualche mese, e questo progetto riguarda un progetto sociale, appunto, e la realizzazione di un film. Il regista e antropologo Giorgio Cingolani e il docente universitario di Macerata Claudio Gaetani, nonché critico cinematografico, hanno realizzato dapprima un cortometraggio che è ormai in circolazione da qualche anno, e poi hanno pensato di realizzare, appunto, questo film all'interno del progetto sociale, che è un film che vede coinvolti i ragazzi che sono ospitati all'interno della struttura e che quindi verrà poi proposto nello scenario nazionale ed internazionale dei lungometraggi. Il trailer verrà proiettato domani sera alla Rocca Malatestiana dopo una pericena solidale alle 19.30 organizzato dall'Associazione Apito in collaborazione con Work in Progress e la Commissione Pari Opportunità della Regione Marche. La quota di partecipazione di 12 euro ed è necessaria alla prenotazione. Parte del ricavato, invece, almeno il 30%, sarà devoluto alla risoluzione di problematiche ed emergenze strutturali del grattacielo, che riguardano la sicurezza e la qualità della vita delle persone in un contesto che ormai appare in stato di avanzato degrado e di pericolo igienico-sanitario rilevante. Ha accettato questa proposta e con la pericena finanzierà, per quello che è possibile, questo progetto.